Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché oggi probabilmente parleremo di un'argomentazione complessa, probabilmente la più complessa che avremo in questo momento all'interno del gioco, perché oggi, ragazzi, si parla delle build. Si parla di come buildare i personaggi, di come viene calcolato il power level e soprattutto come identificare le substats per ogni vostro personaggio per renderlo efficiente e per renderlo comunque competitivo all'interno del gioco. Ovviamente, per quanto riguarda il gioco, vi ho già spiegato bene o male come funzionano le armi, vi ho spiegato come funzionano le core ability, come vengono calcolate ovviamente le statistiche, come vengono calcolate le passive, eccetera eccetera. Se non avete visto il video, ve lo linko qui sopra in alto a destra del player, dove appunto ci sarà la scheda con i vari video che potrete cliccare e interagire per accedere ovviamente a tutto il contenuto disponibile. Però oggi in particolar modo parliamo proprio per come funziona la build del personaggio. Per una questione di comodità ve lo farò vedere nella coop, praticamente nella build praticamente che utilizziamo nella coop, perché essendoci un personaggio solo vi faccio vedere il reale valore di crescita del personaggio e quello che è effettivamente in grado di fare. Facciamo reset, perché tanto poi lo builderemo nuovamente da capo e vi farò vedere appunto come funziona. Allora, il team sapete benissimo che è composto da 3 personaggi e per ogni personaggio dovrete passarvi il tempo, dovrete un attimo cercare di capire un po' qual è la vostra formazione ideale, qual è in base anche alle armi che avete preso la vostra formazione ideale, che per consiglio personale vi posso dire comunque essere un 2 DPS e un healer, o comunque un DPS, un sub DPS e poi un healer, che fondamentalmente rappresenta il team migliore, essendo comunque composto da solo 3 personaggi. Ma che cosa si fa per buildare un personaggio? Ovviamente potreste utilizzare il tasto Recommended Party per, diciamo, permettere al gioco di fare tutto lo sbattimento, di fare tutto il lavoro che ovviamente voi non vorreste fare. Ma potrebbe andare bene all'inizio, quando state un attimo ancora prendendo dimestichezza col gioco, o se magari volete progredire più velocemente con la storia e non avete lo sbatti di fare il team, mettete Recommended Party e praticamente andate avanti, anche perché il Recommended Party non è male come setup per quanto riguarda il vostro personaggio, però si potrebbe fare sicuramente meglio, cioè si potrà fare sicuramente meglio, e la differenza potrebbe anche variare di migliaia di punti power, che tutto sommato non rappresentano una verità assoluta, nel senso non è che se il vostro team possiede un power più alto vuol dire che sia più forte, perché anche un team con 10.000 di power a differenza, se con i personaggi che ti debuffano o comunque con i personaggi che riescono ad avere un'ottima resistenza per quanto riguarda HP e resistenze fisiche o magiche, potrebbero effettivamente darti difficoltà anche con un team di 10.000 punti power in più, perché comunque il punteggio power rappresenta fondamentalmente un insieme di numeri, ma non rappresenta una strategia dietro un party, quindi è molto diverso il discorso. Quindi magari perdere qualche punto in power, però per guadagnare un debuff o comunque per guadagnare una cura o per guadagnare comunque anche un buff di difesa o quello che è, potrebbe in alcune situazioni veramente salvarvi la vita. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda il nostro gioco, sappiamo benissimo che il personaggio in questione potrà equipaggiare di base un'arma principale, un'arma secondaria, 3 materie e poi 3 sub-weapon. Quindi le sub-weapon si sbloccheranno man mano che il vostro livello personaggio aumenterà. Per essere precisi dovrete il vostro rank giocatore in questo caso, quindi il rank del vostro profilo, per essere chiari. Per quanto riguarda ovviamente lo sblocco della terza sub-weapon, dovete raggiungere il rank 15. Quindi fino a quando non arriverete al rank 15 non avrete una build completa per il vostro personaggio. Anche in questo caso si potrebbe scegliere il tasto Best Equip, ma io personalmente parlando non ve lo consiglio, o almeno ve lo consiglio all'inizio se non avete ancora dimestichezza con il gioco, ma se iniziate ad avere delle dimestichezze sicuramente questo sarà un tasto che non premerete mai più.
Per quanto riguarda invece il tasto Toggle, è il tasto probabilmente più importante del gioco, perché vi farà vedere con precisione quello che state facendo all'interno della vostra build. Quindi per capire effettivamente se i vostri punti sono stati attribuiti nella maniera corretta o se state commettendo qualche errore. Fatta questa grossa premessa, ovviamente, vi ricordo che le armi principali e secondarie verranno utilizzate sia come core ability, quindi potrete utilizzare l'abilità che sarebbe questa che vedete sulla sinistra, quindi la core ability, che in questo caso per la Booster Sword è Braver, verrà utilizzata anche quella della sub weapon. Qual è la differenza tra arma primaria e secondaria? Che le statistiche, quindi le stats che noi otteniamo dall'arma, in questo caso, come potete vedere, anzi no, questo in realtà no, Refine Ability, cioè le statistiche che noi prendiamo dall'arma, in questo caso, che vi faccio vedere essere appunto 189 di attacco fisico, 165 di attacco magico, 115 di healing, verranno attribuite direttamente al 100% alle vostre statistiche in generale. Mentre invece l'arma secondaria darà le statistiche al vostro personaggio, però del 50%, ridotte del 50%. Infatti, come potete vedere, noi adesso qua stiamo equipaggiando, in questo caso, la Murasame, che sarà comunque la mia arma principale. Ve la faccio vedere appunto soltanto per farvi notare che appunto le statistiche in questo caso sono aumentate di meno rispetto a quello che ovviamente è il calcolo definitivo, perché se dovessimo per l'appunto calcolare le statistiche, abbiamo praticamente un 350 di attacco magico, per esempio, meno 453, che è il totale, abbiamo un'aggiunta di 103, quando in realtà invece il mio attacco magico è 207. Quindi, come potete vedere, abbiamo praticamente la metà delle statistiche che verranno aggiunte alle mie statistiche totali. Ecco perché ovviamente come arma principale si può considerare la core ability, se si vuole utilizzare appunto una core ability forte. Ora, in questo caso Braver non ha un core ability forte, perché in realtà è vero che se spacchiamo il sigillo prendiamo l'1,5% in più di danno, però sinceramente parlando, come potete notare, le refine abilities non sono il top, perché comunque boosta l'attacco come, cioè scusatemi, boosta gli HP come refine stats principale, e poi boost attacco magico e fisico, ma solo quando raggiungeremo il livello 60. Quindi non è un'arma buona all'inizio del gioco, ma sicuramente non sarà una di quelle armi che andremo ad equipaggiare al nostro Cloud, anche perché il nostro Cloud praticamente come statistiche in tutto dovrebbe essere comunque un attaccante fisico, quindi bisogna portare su attacco fisico, quindi il privilegiare l'attacco fisico, e poi come seconda statistica c'è chi sceglie HP, c'è chi sceglie difesa fisica, ma quello secondo me sta un po' a voi decidere effettivamente quello che volete. C'è anche il boost del potere critico, che ovviamente ci permette di fare più danno con un colpo critico, quindi avremo diverse statistiche che man mano nel gioco potremo aumentare. Io il consiglio che vi do è incrementare attacco fisico e volendo HP, in modo tale da poter sfruttare comunque la Buster Sword anche come substats o comunque anche come arma secondaria se non avete di meglio, e generare comunque così anche un potere decisamente discreto. Ora, se io vi dovessi far vedere una build nella maniera corretta, vi dovrei dire innanzitutto come arma primaria andiamo a mettere una Murasame, che già aumenta di gran lunga le mie statistiche e anche il mio power a 9900, e come potete vedere le mie abilità, in questo caso il mio boost di abilità Refined, abbiamo un boost dell'attacco fisico di livello 3, un boost di difesa fisica di livello 1 e un boost di critico di livello 1. Ora la domanda qui è: Gio, come si build il personaggio e perché sono importanti questi punti? Se avete giocato Stranger of Paradise, sicuramente già starete notando delle somiglianze per quanto riguarda appunto la questione delle build, perché le build all'interno del gioco si calcolano sia con le statistiche,
che giustamente vi consentono di avere una base per il vostro personaggio, ma ciò che la base del vostro personaggio applica sia nella percentuale degli attacchi, come per esempio in questo caso abbiamo il 400%, cioè anzi il 480% di danno fisico elementale di tipo tuono, in questo caso come viene calcolato? Viene calcolato con le nostre refined abilities, quindi dobbiamo aumentare quelle statistiche che con i nostri attacchi moltiplicano la loro potenza. Ora, so che sembra difficile, ma seguitemi, perché in realtà il discorso è molto più semplice di quello che si possa pensare. Infatti la nostra spada, in questo caso, come potete notare, come refine ability aumenta il potere di attacco fisico. Quindi abbiamo già questo boost importante che ci porta a livello 3. Infatti, se notate, ogni refined ability avrà dei livelli. Dei livelli che possono crescere in base a quanti punti attribuiamo alla statistica riportata. Quindi, noi in questo caso, grazie alla Murasame, abbiamo riportato 20 punti di attacco fisico e quindi abbiamo sbloccato il terzo livello, che ci dà più 60 di attacco fisico più un ulteriore 15%. Quindi abbiamo un incremento della nostra statistica. Quindi le build come funzionano? Esattamente con l'aggiungere o diminuire le refined ability che hanno una sinergia. Quindi se il Cloud lo vogliamo utilizzare come attaccante fisico, ovviamente aumentiamo l'attacco fisico. Se vogliamo utilizzarlo come attaccante magico, aumentiamo l'attacco magico e così via. Quindi come sub-weapon in questo caso potremmo utilizzare una Booster Sword, che comunque come seconda arma mi dà statistiche più alte, mi dà anche una seconda skill, che in questo caso è Braver, però come Refined Ability mi dà il boost degli HP. Infatti, come potete vedere, grazie ai punti della Refined, cioè della seconda arma in questo caso, raggiungiamo i 5 punti. E quindi prendiamo HP di livello 2, quindi 50 HP più un 15%. Diciamo della somma totale. Però se notate bene, i punti in realtà sono 11, quindi perché in realtà me ne dà 5? Perché purtroppo sia le armi secondarie che le sub-weapon come refined ability danno solo il 50%, quindi purtroppo in questo caso siamo più deboli. Cosa diversa invece se io mettessi la Booster Sword come arma primaria, che in questo caso, come potete vedere, abbiamo 11 punti, solo che però non bastano, perché per arrivare al livello 3 dobbiamo arrivare a 15, quindi non riusciremo comunque a raggiungere il cap del terzo livello. Quindi ritorniamo con la Murasame. In questo caso la logica ci dice che la Booster Sword sia l'arma migliore, perché appunto mi dà le statistiche migliori, ma se vogliamo fare una build come Dio comanda e soprattutto una build competitiva, in questo caso, se ce l'avete per Cloud, io vi consiglio l'Hard Edge. L'Hard Edge, ovviamente, in questo caso come statistiche siamo decisamente più bassi rispetto a una Booster Sword, però la Core Ability è ciò che salva quest'arma, perché la Core Ability è Armor Break. Danno effettuato 320% di danno fisico non elementale, che però fa diminuire la difesa fisica. Quindi ci consente di infliggere una riduzione della difesa fisica che aumenta in realtà il nostro potere d'attacco. Quindi è vero che facciamo meno danni, è vero che prendiamo meno stats, ma guadagniamo la riduzione della difesa fisica del nostro avversario. Quindi in questo caso io vado a mettere la nostra Hard Edge. Poi, per chi ha il costume, può sicuramente mettere il costume alternativo, che dà altri 5 punti per l'attacco fisico e 10 punti per Living Blade Arcanum, che è un buff unico, che è comunque di livello 1, che aumenta il danno elettrico del 35%. Quindi, in questo caso, mettiamo anche la skin. Quindi, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati che il nostro personaggio in questo momento possiede un boost dell'attacco fisico a 25 punti, un boost di attacco magico fisico di livello 2 con 5 punti e poi il buff unico Living Blade Arcanum 10 punti. Una volta fatto questo, poi vabbè, queste sono le sub abilities che le sblocchiamo man mano che il personaggio va
diciamo va a livello alto, quindi queste le si sbloccano da sole, quindi su queste voi non dovete necessariamente spendere tempo. Però abbiamo ricevuto un boost dell'attacco fisico del 20%, un altro boost fisico del 20% e infine riceveremo il boost del sigillo, che praticamente ci permetterà di togliere due in più di counter sigillo quando utilizzeremo il sigillo triangolare. Quindi quando utilizzeremo quel tipo di sigillo il nostro danno verrà aumentato di 2, che può essere comodo per breccare più facilmente i nostri avversari. Detto ciò, c'è la scelta delle materie. La scelta delle materie è un'altra scelta importante, perché come potete notare abbiamo delle sub-materia che si sbloccano man mano che andiamo avanti. Qui ovviamente ancora a livello 70 purtroppo non ci siamo arrivati, però abbiamo già sbloccato la prima, che mi dà un'ulteriore fisica, l'attack boost, e un'altra che mi dà l'ulteriore fisica, attack boost, che sono praticamente queste, no? Vedete? Abbiamo praticamente le sub abilities che si incastrano con le nostre materie. Come facciamo ad attivarle? Perché in questo momento, come potete vedere, sono disattivate. Bisogna attivarle ovviamente con una materia affine alla nostra abilità. Ora, in questo caso noi abbiamo attacco fisico, quindi tecnicamente dobbiamo scegliere una materia che possa aumentare il fisico. Ora, in questo caso tecnicamente avremmo Ruin Blow, che se noi utilizziamo il tasto Toggle, come potete vedere, abilita l'attacco fisico aumentato del 20%, a differenza di un'altra materia che per esempio vi posso far vedere scendendo qui, esatto, come la materia cura, che come potete vedere spegne la scritta di physical attack boost. Infatti se io metto qui la materia della cura, come potete notare la materia rimane spenta, quindi noi non otterremo il bonus. Mentre invece la materia fisica, in questo caso come Ruin Blow per esempio, che può essere una materia da poter utilizzare tranquillamente, anche perché le Ruin Blow possiedono i vari sigilli che possono essere sfruttati per breccare i vostri avversari, quindi li potrete avere praticamente di tutti i sigilli. E qui, una volta equipaggiata, vedete, abilita la vostra sub stats, in questo caso la vostra sub abilities, quindi attacco boost viene attivato. In questo caso, avendo un'altra fisica, l'attack boost, dovremmo mettere un altro attacco fisico. Ovviamente potreste tranquillamente mettere un'altra runa o comunque un'altra materia ruin, però con un sigillo diverso, se volete trasformare il vostro cloud in un breaker, quindi permettere comunque di poter breccare più facilmente i vostri avversari, oppure sfruttare, come per esempio faccio io, il danno tuono aumentato. Quindi di conseguenza che cosa possiamo mettere? Possiamo mettere il Thunder Blow. Il Thunder Blow, che ovviamente vi permette di effettuare un attacco tuono, che come potete leggere in questo caso 200% di danno fisico con danno tuono, che per Cloud è praticamente perfetto, e al tempo stesso, una volta equipaggiato, aumentiamo il nostro danno del 20%. Questa terza materia ovviamente ancora è bloccata, perché a livello 70 si sbloccherà. Quindi per il momento la mia scelta si ricade sulla materia di cura, in modo tale che io mi possa curare nonostante sia da solo o magari comunque sia in un party dove non ci sono curatori. Quindi in un modo o nell'altro io posso comunque curarmi. E quindi diciamo che la build, almeno per come si presenta esteticamente, è questa. Con un boost di attacco fisico di livello 4, un boost di attacco magico fisico di livello 2 e un Living Blade Arcanum sempre di livello 1, ma questo è un buff unico. So che mi sto dilungando ragazzi, ma è importante, cercate di seguirmi perché è veramente importante. Il colpo di grazia, o comunque la parte finale delle build, viene identificata nelle sub-weapon. Le sub-weapon, a differenza di tutte le altre armi, daranno praticamente un ulteriore 50% per quanto riguarda l'aumento delle statistiche e daranno il 50% di aumento di refine abilities. Quindi, però qual è la cosa positiva? La cosa positiva è che potremo utilizzare qualsiasi arma del gioco.
Quindi non ha importanza di chi sia l'arma del personaggio in questione, noi la possiamo utilizzare come sub weapon. Quindi la sub weapon non farà altro che migliorare il migliorabile e permetterci comunque di incrementare le nostre refined abilities. Ora, in questo caso io tecnicamente dovrei cercare tutte armi che aumentino il boost di attacco fisico, ma purtroppo non ne ho. Quindi la mia scelta per il momento si è buttata sul boost di attacco magico fisico, che aumenterà in base al limit break della vostra arma, o per meglio dire del level cap della vostra arma. Vi consiglio a questo proposito di far raggiungere alle vostre armi almeno il cap 40 per sbloccare il power up della refined abilities, perché se utilizzate come sub weapon dovete considerare il fatto che il punteggio verrà alla metà. Quindi se noi adesso abbiamo 14 in questo caso di refined ability come boosted attack, nel momento in cui noi la equipaggiamo non sarà 14 ma sarà per l'appunto 7. Quindi di conseguenza noi adesso le nostre refined abilities, se noi le andiamo a guardare, aumentiamo praticamente, arriviamo a 12 punti, perché ne avevamo, ora se io qua faccio rimuovi, vi faccio vedere praticamente, io rimuovo, ne avevamo 5, cioè ne abbiamo 5 praticamente. Se aggiungiamo quest'arma, vi fate il calcolo, fate 7, 8, 9, 10, 11, 12, quindi 7 e 5, in totale fa 12, vedete? Quindi praticamente raggiungiamo i 12 punti. E fino a qua tutto a posto. E infatti ora abbiamo 12 punti, quindi ripeto, si tratta solo di aggiungere e sommare questi punti per incrementare il livello delle refine ability. Ed è la stessa identica meccanica che c'era anche su Stranger of Paradise con le affinità di classe che si prendevano tramite le varie percentuali date dai pezzi di equipaggiamento. Qui è praticamente la stessa cosa, quindi è molto molto semplice, soprattutto se avete giocato Stranger of Paradise. Infatti la seconda arma che andiamo ad equipaggiare in questo caso potrebbe essere una Zweihänder, quindi altri 7 punti, e poi infine un'altra arma potrebbe essere la Falchion, quindi altri 7 punti. E in totale quindi cosa riusciamo ad ottenere? Riusciamo ad ottenere il boost di attacco fisico a 32, quindi come potete vedere siamo arrivati quasi a un livello 5, che non è male, e poi boost di attacco fisico magico, che come potete vedere siamo arrivati a 15 punti, quindi livello 3. E questo potrebbe essere, questa potrebbe essere comunque una build per il nostro Cloud, che una volta tornati indietro arriverà a un power totale di 18.873. Ora, se vogliamo utilizzare il tasto Recommended Party, probabilmente avremo un punteggio superiore per quanto riguarda il power. Ah no, addirittura inferiore, quindi vedete già come è cambiata la situazione. E tra l'altro in questo caso non so neanche perché mi abbia selezionato queste armi, sinceramente. Non ne ho idea. Veramente una selezione di armi incredibile. Non so se me l'ha messa tramite sub, forse le altre sì. Non so perché, forse perché mi aumentano... Ecco, perché mi aumentano probabilmente più cose. Cioè mi aumentano attacco magico, attacco fisico, ma cioè mi hanno fatto praticamente una build generale, cioè non mi hanno fatto una build focalizzata. Ecco perché il Recommended Party è comunque il tasto che io non consiglierei mai di utilizzare, perché vedete qua differenza, cioè noi eravamo a 18.000 e passa, abbiamo perso praticamente 2.000 punti di power. Nonostante non fosse una build eccezionale, perché ripeto, se io dovessi mettermi a calcolare soltanto le stats, la mia build dovrebbe essere questa, che ora ve la faccio vedere così al volo. Questo cos'era? Ruin, che non mi serve a nulla, io metto Ruin Blow. Questo invece altro Ruin che non mi serve a nulla, e metto Thunder, vabbè è di livello 1 però mettiamo il Thunder Blow, e poi qua vabbè cura, va bene. E come sub weapon ovviamente andiamoci a mettere una, due e tre. Andiamo indietro e come potete vedere sono arrivato addirittura a 20.552, che è ben superiore rispetto a quello che abbiamo visto prima. Perché? Perché ovviamente in questo caso abbiamo arma primaria e secondaria che hanno statistiche molto elevate, perché comunque la Buster Sword nonostante tutto ha un limit break ed è una cosa che non va sottovalutata.
giustamente avere limit break alle armi incrementano tantissimo non solo il potere dell'abilità ma anche le statistiche. Ecco perché la Booster Sword è un po' uno spreco in realtà, perché a inizio gioco va bene, a inizio gioco è molto forte e anche molto consigliabile in realtà utilizzare questa tipologia di arma, però successivamente direi che si può cambiare. E ripeto, la mia scelta migliore, cioè la scelta che io consiglierei, sarà sicuramente l'Hard Edge, proprio per avere la riduzione di danno di difesa fisica e permettere a Thunderstrike della vostra Murasame di fare molti più danni in maniera abbastanza evidente. Infatti se noi riusciamo, abbiamo perso un pochettino, a posto di 20.000 adesso abbiamo 18.873, però come funzionalità di build, come funzionalità di kit, siamo molto più forti rispetto a quella precedente. Quindi dovete cercare di identificare il vostro personaggio come meglio crediate, come meglio ve lo sentite, tra l'altro, perché ovviamente deve essere anche un personaggio buildato in base alle vostre necessità, perché ovviamente tutti i personaggi possono essere buildati magici o fisici, ma dovete avere le giuste armi. Quindi se avete le giuste armi, seguite la build con le armi giuste e non seguite le build fatte a caso o addirittura peggio ancora con il recommended ability o comunque con il recommended party, che è praticamente la morte del vostro personaggio. Spero che il discorso sia stato abbastanza chiaro. Se non fosse così, vi invito comunque a scrivermi sotto nei commenti, a dirmi cosa non avete capito nello specifico, ma credo che in sostanza si sia abbastanza capito, almeno per me penso che si sia capito. Però ripeto, se c'è qualcosa che non avete capito bene, siate liberi di scrivermi sotto nei commenti e io vi risponderò il prima possibile. Detto questo, vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!